Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Italia-Polonia 2-1. Ma che 2-1? 1-1, scusate. Ma ha fatto una partita proprio di quelle schifose. Non so come mettere nome a questa partita. Abbiamo giocato uno schifo. Nel primo tempo il gol di Zielinski era evitabile. Il gol 1-0. Ha fatto pure un'azione simile su Donnarumma. Un tipo un quarto d'ora prima ha fatto la stessa occasione, però Donnarumma qualche volta l'ha parata. Il gol 1-0 era evitabile, però era un tiro a volo, quindi sono difficili da pigliare quelli là. Il rigore secondo me non c'era perché è caduto fuori dall'area di rigore. Il rigore lì non c'è perché lo so che adesso mi bombardate giù qua giù nei commenti, ma il rigore non c'era perché doveva essere calcio di punizione. L'arbitro ci ha donato il rigore. L'arbitro, lo ripeto, l'arbitro ci ha donato, ce l'ha regalata, ha piazzato un cosa che so, un regalo, e ce l'ha fatto. Il rigore lì non c'era, e lo ripeto, il rigore lì non c'era, e l'arbitro va là, si sente forse perché si sente in colpa per noi. L'arbitro dà il rigore 1-1, bellissimo gol di Jorginho. Pensavo che lo sbagliava, se lo sbagliava, ma sa quante cose dicevo, ma grazie a Dio che non ha sbagliato. Comunque, domani un aggiornamento. Domani esce il vlog. Andrò a Wembley a vedere Inghilterra-Spagna. Ho 20 biglietti, adesso sto in Inghilterra. Per favore, guardate il vlog che arriverà tra qualche giorno. Io penso che oggi abbiamo fatto meno schifo della Svezia, però eravamo lì. Se non era per il rigore, magari avremmo perso adesso e avremmo. E saremo in una chance bruttissima. Adesso dobbiamo andare a giocare in Portogallo contro la Polonia. Il Portogallo, scusate, no, no, non contro la Polonia, scusate, che sono nervoso come al cacchio. Dobbiamo andare a giocare contro il Portogallo a Lisbona, e quello è difficile. Il Portogallo, se non siamo attenti, ci rompe le gambe. Se non siamo ancora attenti, ci rompe le gambe il Portogallo. Quindi stiamo attenti, per favore. Un'Italia media, secondo me potevamo fare di meglio. Addirittura Balotelli non ha fatto un cacchio. Balotelli non ha fatto un cacchio, non ho visto fargli niente. Non come l'Arabia Saudita, o che era più bravo. Adesso, oggi, non ha fatto un cacchio. Nessuno gli passava la palla. Ha avuto un'occasione, ma quella era brutta tutta l'occasione. I polacchi c'erano tipo tutta la cosa di fuori casa piena di polacchi. Mi è piaciuta molto la partita, mi è piaciuta, però il gol della Polonia era comunque evitabile. Lasciate un bellissimo mi piace per questo video. Il video si conclude qui. Grazie per aver guardato un'altra povera figuraccia italiana. Prego, addio. Per quello che succederà a Lisbona. Ciao!